Il titolo del mio messaggio oggi è I frutti delle relazioni significative. Ogni relazione significativa ha nella mente di Dio un frutto che vuole essere rilasciato. A volte lo vediamo nell'immediato, altre volte lo vediamo nel tempo, ma noi dobbiamo credere che ogni relazione significativa avrà un frutto, dillo insieme a me, un frutto. Infatti, come abbiamo già visto, voglio ripetere, in ogni aspetto della vita, così come nel ministero, tutto inizia e finisce, si alza o cade. Lo vogliamo dire insieme, tutto inizia e finisce, si alza o cade, si forma o si ferma, fluisce o finisce sulla base delle relazioni. In altre parole, le relazioni sono una delle chiavi che Dio ci ha dato come esseri umani per vedere lo sviluppo delle cose naturali e spirituali in cielo e in terra. E oggi vedremo questo, come veramente le relazioni sono il modello di Dio per farci crescere, maturare e scoprire anche chi siamo e cosa siamo chiamati a fare nella vita. Le relazioni, in primo luogo, sono il mezzo di Dio, dillo insieme a me, il mezzo di Dio, attraverso il quale Lui ci fa crescere, maturare e scoprire chi siamo o cosa possiamo fare nella vita. Guardate questo verso insieme a me, Luca 2, verso 52. Quanti sono pronti per ricevere? E Gesù, il Signore Gesù, l'esempio, il modello, l'autore della vita, l'autore della fede, colui che ci mostra il Padre, colui che ci mostra il Figlio, e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia. Vedete come cresceva? In sapienza, in statura e in grazia. State attenti ora, davanti a Dio e davanti agli uomini. Troppe volte noi non ci rendiamo conto che la nostra chiamata da parte di Dio a relazionarci non è solo davanti a Dio, ma è anche davanti agli uomini. Ora è vero che in primo luogo siamo stati creati per relazionarci con Lui. La relazione con Dio è la relazione, con la L maiuscola e con la R maiuscola. La relazione con Dio è la relazione. Tutto fluisce da lì. La prima crescita avviene lì, la prima maturazione avviene lì. Infatti alla sua presenza possiamo ricevere guarigione, istruzione, amore, forza, convinzione, rivelazione. Quante volte ti è successo? Alla sua presenza scopri cosa Lui ha preparato per te. Alla presenza di un re ammiri la sua maestà. Alla presenza del re ammiri il suo splendore, la sua gloria. E dunque trascurare la relazione con Dio ci lascerà privi di un modello da seguire. Siete pronti con me? Trascurare la nostra relazione con Dio ci lascerà indecisi sulle scelte da fare. Quando tu stai con Dio è come se hai già chiarezza su tante cose. Quando tu spendi tempo nella tua relazione con Dio, quando io ho speso tempo con la mia relazione con Dio, già da ragazzo, spendendo tempo nella mia relazione con Dio, ho saputo dire sì alle cose giuste, ma ho saputo anche dire no alle cose che non erano giuste per me. Spendere tempo con Dio
ci dà chiarezza, non spendere tempo con Dio, trascurare il nostro tempo, la nostra relazione con Dio, ci lascerà indecisi nelle scelte, ci lascerà in secondo luogo impreparati nelle sfide da affrontare. Quando tu stai alla presenza di Dio, quando tu spendi tempo con il tuo Signore, la sua forza ti prende, la sua sapienza ti prende. Certe volte Lui ti avvisa prima ancora che arriva una sfida verso di te, prima ancora che arriva una situazione verso di te. Lui già ti prepara, Lui già ti fortifica. E spesso cadiamo o affondiamo davanti a certe situazioni, non perché non siamo forti, ma perché non abbiamo permesso al Signore di fortificarci della Sua forza. Vogliamo affrontare le sfide con la nostra forza. Siete con me? Vogliamo affrontare il Signore, le sfide che il Signore anche nel cammino ci fa trovare, con la nostra sapienza, la nostra mentalità. Ma Lui alla sua presenza ci prepara. Dillo insieme a me, ci prepara, Lui mi prepara. E se non spendiamo tempo alla sua presenza, in terzo luogo, noi saremo incapaci, questo è molto importante, di relazionarci nel modo giusto con gli altri. Se non avessi speso tempo con il Signore, e se non lo faccio nel quotidiano, se non lo facciamo nel quotidiano, facilmente potremmo mancare degli appuntamenti divini che Dio ha per noi. Vi ricordate che Gesù cresceva davanti a Dio e in favore davanti a? Davanti agli uomini. Se noi non siamo sensibili alle cose di Dio, se non sviluppiamo questo rapporto di sensibilità anche con quello che è il battito di Dio, la mentalità di Dio, la visione di Dio, ci possiamo trovare a incontrarci con qualcuno, ma un pregiudizio umano ci farà compromettere la relazione. Ad esempio, questa persona mi è antipatica, questa persona ha idee che a me non piacciono politiche, ha idee che a me non piacciono a livello di squadra che tifa o di ideali. Senza spendere tempo alla presenza di Dio, andremo giudicando con criteri umani relazioni che vanno giudicate con criteri divini e soprannaturali. E potremo mancare appuntamenti che Dio ha in mente per noi senza rendercene conto. Ma prima di andare così in profondità, voglio farvi vedere qualcosa che non spesso abbiamo compreso. Proprio mentre sto meditando molto su questa serie, sulle relazioni significative, sui ministeri e la vita significativa che fluisce da relazioni significative, il Signore credo mi ha rivelato qualcosa che voglio consegnarvi oggi. Dal nostro rapporto con Dio fluisce la nostra capacità di ministrare al mondo che ci circonda. Più tu spendi tempo con il Signore, più diventi simile a Lui. Rifletti il suo cuore, rifletti la sua luce. Quante volte ti sarà capitato che nei tuoi occhi qualcuno ha visto Gesù? Quante volte ti sarà capitato che nelle tue parole le persone sono state toccate da Gesù? Perché dal nostro rapporto con Lui, dalla nostra relazione con Lui quotidiana, fluisce la nostra capacità di ministrare. Ma state molto attenti, non è sufficiente fermarci allo sviluppare il nostro rapporto con Dio. Perché se è vero che dal nostro rapporto con il Signore fluisce la capacità di ministrare al nostro mondo, è altresì vero che dal nostro modo di relazionarci con le persone attorno a noi fluisce la nostra influenza. E molte persone scelgono una a discapito dell'altra. Molte persone sono molto brave a relazionarsi con gli altri
e la loro influenza cresce, la loro cerchia cresce, sono persone che sono conosciute, sono persone che sono ascoltate, sono persone che hanno un impatto magari su 100, 1000, 10.000, perché no, milioni di persone. Ma se sviluppano solo questa area della loro vita, non avranno un peso spirituale quando parlano. Altre persone sviluppano solo il loro rapporto magari con il Signore e hanno un rapporto meraviglioso con Dio e ascoltano la voce di Dio e pregano e piangono e hanno rivelazione e hanno un bel rapporto col Signore, ma se non imparano a sviluppare, quindi la loro capacità di ministrare magari è enorme, ma se non imparano a relazionarsi con le persone, la loro influenza sarà minima. E tutto ciò che Dio gli ha dato da dare non potrà davvero raggiungere molti, perché hanno sviluppato solo una delle gambe. Sono zoppi. Oppure chi si relaziona benissimo con le persone, ma mai impara a relazionarsi con Dio, sarà zoppo dall'altra gamba, sarà incompleto. Ma noi vogliamo essere persone complete nel nome di Gesù. Quanti sono d'accordo con me? Quindi il mio secondo punto è che le relazioni con le persone sono il modo di Dio per farci crescere nell'influenza. Siete con me? Questa frase vorrei che l'ascoltaste. La nostra relazione con il Signore allarga la nostra capacità di rilasciare uno spicchio di cielo nel nostro mondo. Ma lo spicchio di cielo che tu sarai in grado di rilasciare in pubblico sarà lo spicchio di cielo che tu sarai in grado di conquistare in privato. Tutto ciò che conquisti in privato con il Signore si può rivelare in pubblico. Quella è la tua capacità di ministrare. Tu ministrerai in accordo al cielo aperto che ti porti dalla tua cameretta a dovunque vai. Tu potrai ministrare, lo voglio dire di nuovo, in accordo al cielo aperto che tu hai sulla tua vita, conquistato nella tua cameretta, nelle tue ore di preghiera, meditazione con il Signore, nella tua relazione con Lui. Tu avrai sempre quella misura di cielo aperto con te, in privato come in pubblico. Tuttavia, il tuo pubblico si allargherà, accrescerà, si estenderà in accordo alla tua capacità di relazionarti con le persone. Qualcuno dica yes. Quindi relazione personale con Dio uguale capacità di ministrare. Relazione personale con le persone uguale influenza, capacità di influenzare. Non puoi avere una senza l'altra, altrimenti quella che hai non potrà dimostrarsi, dispiegarsi, riversarsi come il Signore vorrebbe. Voglio farvi vedere qualche verso per convincervi, so che siete uomini e donne della parola, è importante vedere quello che la parola di Dio dice. Guardate Atti degli Apostoli, verso, capitolo 24, verso 16. Qui è Paolo che dice: per questo anche io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. L'apostolo Paolo non si preoccupava solo di Dio, ma si preoccupava anche di avere una coscienza, una testimonianza, un esempio che gli altri potevano vedere in lui. Non solo davanti a Dio si doveva sentire puro, libero, pulito, ma doveva sentirsi così ed essere così anche davanti agli uomini. E poi dice: per questo mi esercito, per questo mi esercito. C'è un lavoro da fare, è un impegno da prendere, non avviene in automatico, è un lavoro da fare, è un impegno da prendere. Siete con me? Romani 14, verso 18. Dice: poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio, non vi ho sentito, è gradito a Dio
e approvato dagli uomini. Rivediamo il primo verso che abbiamo visto, Luca 2, verso 52. La scrittura dice: e Gesù cresceva in sapienza, in statura, in grazia, un'altra traduzione dice in favore, davanti a Dio e davanti agli uomini. Significa che tu puoi crescere in favore, significa che tu puoi crescere in influenza. Wow! Significa che la tua influenza può crescere in misura di quanto tu impari a relazionarti con Dio e a relazionarti col mondo dove Dio ti ha piantato. Tanta gente dice: oh, se solo fossi nato ai tempi degli apostoli, o alcuni dicono: oh, se solo fossi nato in un'altra famiglia, se solo fossi nato in un'altra nazione. Dio non si è sbagliato con te. Se solo fossi nato bianco, se solo fossi nato nero, se solo altri, se solo non fossi nato. Dio non si è sbagliato con te. Dillo alla persona vicina a te: Dio non si è sbagliato con te. Quindi che cos'è l'influenza? L'influenza è il favore di Dio con le persone. È la nostra capacità di influenzare gli altri. È l'essere seguito, è l'essere preso di esempio, è avere un peso nella vita degli altri. Quando tu dici quella è una persona influente, tu puoi essere una persona influente anche se non conosci Dio. Ma che cosa comunicherai alle persone? Comunicherai te, comunicherai qualcosa, ma non Dio. Ma quando tu sei una persona influente, che ha favore, che ha capacità davanti a Dio di relazionarsi, e poi davanti agli uomini, tu avrai la capacità di influenzare altri per le cose di Dio, con le cose di Dio, usato da Dio. Guardate quest'altro verso: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi, la vostra mansuetudine sia nota, dillo insieme a me, sia nota. A tutti gli uomini il Signore è vicino. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Prima dice rallegratevi nel Signore, così che la mansuetudine è nota agli uomini. Rallegratevi nel Signore, ripeto, rallegratevi nel Signore, così che la mansuetudine sia nota agli uomini. Il tuo essere davanti a Dio si manifesta anche nel tuo mondo. Il mio terzo punto è questo. State ricevendo fin qua? La relazione con Dio accresce la nostra ministerialità. Come? Come sacerdoti. Davanti a Dio noi siamo sacerdoti e re, ora lo vedremo. La nostra relazione con Dio accresce la nostra ministerialità come sacerdoti, in altre parole il nostro essere adoperati dal Signore. Tu ministri per conto di Dio, tu ministri a Dio per conto del popolo e ministri al popolo per conto di Dio. Un sacerdote, questo è potente, la volete? Un sacerdote, una nuova creatura, una persona nata di nuovo, nata da Dio. Noi siamo sacerdoti e re. Un sacerdote, il Signore mi ha detto una volta, è una persona che esiste in due mondi contemporaneamente. Esiste alla presenza di Dio per conto degli uomini e esiste alla presenza degli uomini per conto di Dio. Non mi rubate, eh? Quindi la nostra relazione con Dio accresce la nostra ministerialità come sacerdoti, ma la nostra relazione con il mondo che ci circonda accresce la nostra influenza come re. Gesù è il re dei re. Chi sono questi re? Siamo noi. Tu ti vedi come un mendicante, Dio ti vede come un re. Tu ti vedi come un bisognoso, Dio ti vede come uno che ha autorità, una che ha autorità. Tu ti vedi come uno mancante, Dio ti vede come un regnante.
Quando si parla di influenza, abbiamo avuto tutti quanti il terribile, brutto esempio di un tipo di influenza chiamato Covid, è vero? E abbiamo scoperto una cosa, che tu non puoi influenzare chi hai lontano. Distanza di sicurezza, è vero o no? Niente baci, niente abbracci, niente strette di mano, perché la lontananza limita l'influenza. Ora, se Dio ti chiede di influenzare in modo positivo, non con virus, ma con la potenza di Dio, con l'amore di Dio, con la grazia di Dio, se Dio ti chiede di influenzare il tuo mondo, significa che non puoi influenzare le persone del tuo mondo finché gli stai lontano. Devi accorciare le distanze. Devi abbattere i muri che ti dividono. Siete con me? Dobbiamo imparare che questa capacità di influenzare è un dono. È un dono. Io conosco tanti servi di Dio, che hanno un meraviglioso ministero, un meraviglioso rapporto col Signore, ma è sempre limitato a io, mamma, te e tu, perché mai hanno imparato a dispiegarsi nelle relazioni, mai hanno speso un euro per uscire fuori di casa, mai si sono messi lì a sedere all'ascolto di un altro pastore, di un altro ministero, mai hanno investito in una scuola, mai sono andati in una conferenza, mai si sono messi a tavola con qualcuno dove forse avrebbero dovuto pagare loro. Ma questo non vale solo per i pastori, questo vale anche per ogni credente. Davanti a Dio è un sacerdote e un re. Noi in Equippers crediamo nel trasformare ogni membro in un ministro. Noi in Equippers crediamo che è importante che tu esca dalla tua zona di comfort e dal tuo rapporto con Dio tu impari a rilasciare il cielo sulla terra, ma dal tuo rapporto con le persone che Dio ti manda tu impari ad allargarlo questo spicchio di cielo. Impari a toccare non solo chi è vicino a te, ma anche chi è vicino a chi è vicino a te. Wow. Non so voi, ma a me questo tema delle relazioni sta benedicendo molto. A te? Fammi vedere la tua mano se qualcosa sta succedendo nella tua vita grazie al valore delle relazioni. Guardate questo ultimo verso in Apocalisse 5. Dice l'ultimo, dove forse in Apocalisse, no? In Apocalisse 5, dal verso 9, la scrittura dice così: e insieme cantavano un nuovo canto. Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i suoi sigilli. State attenti ora, qui sta parlando di Gesù. Perché sei stato ucciso e con la tua morte hai procurato a Dio un popolo tratto da ogni tribù e razza. Questi siamo noi, nazione e lingue. Guardate ora. E li hai fatti regnare con te, sacerdoti al servizio di Dio. Li hai fatti regnare con te, sacerdoti al servizio di Dio. Noi siamo chiamati sacerdoti e re. È un duplice ruolo. Siamo sulla terra, ma siamo anche in cielo. Gesù ha detto: il figlio dell'uomo è colui che è disceso dal cielo, ma è colui che è anche salito in cielo, che è in cielo. Noi siamo contemporaneamente, fisicamente qui sulla terra, ma spiritualmente lì nel cielo. E contemporaneamente noi ministriamo a Dio, ma ministriamo al mondo per conto di Dio. Contemporaneamente
noi ci dispieghiamo ogni volta che preghiamo, il nostro spirito mette le ali, la nostra vita spirituale viene nutrita, inondata, fiumi d'acqua viva sgorgano dal trono della grazia, perdono, guarigione, liberazione, amore, abbondanza di grazia, abbondanza di giustizia, e tutto questo ti permette di poi regnare nella vita per mezzo di Cristo Gesù. Ma dove? In un mondo che tu, dove tu ti devi dispiegare, in un mondo dove tu devi influenzare, in un mondo dove devi accettare anche chi è diverso da te, perché chi è diverso da te può cambiare solo se tu lo accetti, non se lo rigetti. Ti devi dispiegare in un mondo dove anche i tuoi nemici non sono i suoi nemici, e devi imparare anche ad amare i tuoi nemici, perché i tuoi nemici non sono i suoi nemici, e fin quando combatti quelle persone come se fossero i tuoi nemici, non abbraccerai i suoi amici, perché i suoi amici a volte sono tuoi nemici. E a volte non sono nemici nella loro totalità, ma in un'area della loro vita possono essere ostili a te. E fin quando tu non comprendi che dispiegarsi nelle relazioni significa andare oltre le ostilità, oltre le differenze, oltre le antipatie, tu non influenzerai mai nessuno se sei antipatico a tutti. O dici: ma io prego, sì, ma quella preghiera ti cambia un po' il carattere. C'è un bel rapporto con Dio, io ho un rapporto meraviglioso con Dio, ma quel rapporto meraviglioso con Dio ti aiuta a sviluppare rapporti meravigliosi con le persone che Dio vuole mandare nel tuo mondo, sì o no? Dice: li hai fatti regnare con te, un popolo di sacerdoti al tuo servizio che regnano, siamo re davanti a questo mondo. Siamo sacerdoti davanti a Dio e dobbiamo imparare a sviluppare questo equilibrio. Il nostro rapporto con la gente e il nostro rapporto con Dio. Il nostro rapporto con le persone e il nostro rapporto con Dio. Se stai troppo con le persone, inizi a sentire la mancanza del rapporto col tuo Signore. Se stai troppo con le persone, inizi non più a rappresentare Dio nel rapporto, inizi a dire cose sbagliate, inizi a essere carnale, non più spirituale, vai in riserva. Oh, ben mai capitato, c'è qualcuno onesto qua? E la tentazione sarà sempre riuscire a trovare l'equilibrio, perché tutti vogliono il tuo tempo, ma anche Dio vuole il tuo tempo. Una relazione completa è una relazione che ha Dio e che ha la gente nella stessa persona. È un rapporto che ti fa essere sacerdote, ma ti fa essere anche re. Ti fa essere re, ma ti fa essere anche sacerdote. E Dio vuole farlo con noi, non ti vuole chiuso in un monastero, non ti vuole chiuso in una grotta, in un fortino in alto dove sei solo tu e Dio, solo tu e Dio, solo tu e Dio. Se Dio ti voleva tutto il tempo per sé, ti avrebbe già preso. Se Lui ti voleva tutto il tempo tra la gente, non ti avrebbe chiamato. Ci chiama a sé. Perché? Perché possiamo rilasciare qualcosa di sé, non di me, di Lui, al nostro mondo. E più siamo fedeli amministratori di quello che Dio ci dà alla sua presenza, più siamo fedeli amministratori di quello che Dio ci rivela, e più la nostra sfera di influenza crescerà. Molti hanno un'influenza, ma
ma non hanno un peso spirituale. Altri hanno un peso spirituale, ma non hanno nessuno a cui ministrarlo. Noi non possiamo permetterci di limitarci ad una gamba o all'altra. Noi dobbiamo essere completi, camminando in salute divina, camminando nella perfezione, che le relazioni che Dio vuole portare nella nostra vita ci daranno. Ci vogliamo alzare in piedi? Le relazioni. Siamo stati chiamati, siamo stati creati per relazionarci con il cielo e con la terra. Dillo insieme a me: con il cielo e con la terra. E la nostra capacità di relazionarci con Dio ci renderà sempre più capaci di relazionarci con le persone. Vuoi portare una svolta nel tuo mondo? Sinceramente parlando, vuoi portare una svolta nel tuo mondo? Vuoi vedere il cielo dispiegarsi nel tuo mondo? Impara a spendere tempo con il Signore. Ma poi vuoi vedere Dio che si adopera di te? Vuoi vedere l'opera di Dio che tocca casa tua, che tocca il tuo oikos, i tuoi parenti, i tuoi amici, che iniziano a ricevere in modo soprannaturale guarigioni divine, che riescono in modo soprannaturale a superare debiti che da una vita li affliggevano, che si ricongiungono dove si volevano dividere, figli che escono dalla droga? Vuoi vedere Dio adoperarsi di te nel tuo mondo? Allora non dispiegarti nella relazione solo con Dio. Impara a portare Dio in ogni tua relazione. Inizia a valorizzare ogni persona che Dio porta nel tuo mondo. Inizia a vederla come Dio la vede. Inizia a fare spazio. Sai, conosco una donna straordinaria di Dio che si chiama Caprice. Lei ha portato avanti insieme al marito più di 3 orfanotrofi in Romania. Ha visto tanti di quei bambini poi sposarsi, trovare famiglia, alcuni diventare pastori, tanti diplomati alla nostra scuola biblica. Ha visto un'opera straordinaria, ma lei mi ha detto: il primo orfanotrofio è nato nel mio cuore. Perché ha detto: se c'è un posto nel tuo cuore, allora c'è un posto anche in casa tua. Che tu puoi avere tutti questi doni, tutti questi talenti, tutta questa spiritualità, tutta questa conoscenza, ma se non c'è un posto nel tuo cuore per qualcun altro, vicino a te magari, ma ancora lontano da Dio, se non c'è un posto nel tuo cuore per fare spazio a qualcuno che Dio sta mandando nella tua vita, ma no, non c'ho tempo, no, non è per me. Se non c'è spazio nel tuo cuore, allora chiediamo al Signore oggi: Signore, allarga i nostri cuori, chiudiamo i nostri occhi. Signore, facci vedere le persone come tu le vedi. Allarga il mio cuore, allarga la mia vita, allarga la mia casa, allarga ogni cosa di me, ogni gruppo, Signore. Fa che possa diventare un popolo, come dice la Scrittura, il più piccolo un migliaio, il minimo una nazione potente. Padre, noi preghiamo, ogni mano alzata alla presenza di Dio, dai, vogliamo chiudere i nostri occhi. Padre, noi preghiamo, Signore, che ogni piccolo gruppo che tu ci stai dando la grazia di avere in ogni angolo di questa città, in ogni città dove tu ce lo darai, possiamo innamorarci di queste relazioni, che possiamo dispiegarci in queste relazioni, che possiamo vedere la tua benedizione. Padre, nel nome di Gesù, prega insieme a me, lì dal tuo posto, prega per il tuo gruppo in casa, prega per la tua sfera di influenza. Padre, nel nome di Gesù, ogni gruppo, Signore, ogni gruppo in casa, in ufficio, in palestra, online, ogni persona, Signore, che tu porti nel nostro cammino, fa che possiamo riceverla con l'equilibrio giusto, fatto di favore e grazia davanti a Dio. Stai pregando con me?
e favore e grazia davanti agli uomini. E noi daremo a te tutta la gloria, tutto l'onore per i miracoli che farai. Miracoli che farà in casa, miracoli che farà in casa, miracoli che farà in chiesa, miracoli che farai nel lavoro, miracoli che farai, miracoli. Tu sei un Dio di miracoli e noi vogliamo regnare con te. Dillo insieme a me, io voglio regnare con te, Signore, nella vita. Rabasura.